Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale. Ragazzi, questa sera vi volevo far vedere una cosa un po' diversa. Girando tra i cinesi del mio paese, nelle mie zone, ho trovato qualcosa di interessante che ora vi mostro. Ragazzi, ho trovato queste microcamere e voi mi dite adesso, noi che dobbiamo fare con queste microcamere? E invece no, io ho avuto qualche pensata. Siccome voi sapete che io mi piace ovviamente la purezza di diamanti di gold, volevo installare una telecamera del genere in un nido e creare una live per l'intera durata della cova di una coppia di diamanti di gold. Ovviamente insieme a questo ci servirà un nido prettamente a doppia camera, perché io uso solo ed esclusivamente nidi a doppia camera, perché per la mia esperienza è molto probabile che i diamanti di gold allevano in purezza nei nidi a doppia camera. Qualcuno smentirà questa cosa, non tutti li fanno in purezza, ovviamente usano le bale, io in allevamento le bale non ho. Quest'anno ho appena finito di formare ben 17 coppie, ma non ci fermeremo qui. Cercheremo qualcosa come i satinè, magari tra qualche mese, e vi volevo far vedere un po' come installare la telecamera. Ovviamente con una mano non è possibile, quindi farò tutte le operazioni e poi vi farò vedere. Comunque faremo un foro qui, avendola misurata con il calibro ed esce. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere. La telecamera misura precisamente, otto e mezzo, quindi con una punta di 9, da 9 dovrebbe entrare all'interno del foro. Ovviamente sapete che cos'è questo strumento, no, ragazzi? È un calibro che serve a misurare i diametri di cose circolari, ed ecco, abbiamo sbagliato, quindi come potete vedere è un 7,5, quindi con una punta da 8 dovrebbe entrare all'interno del nido. Ovviamente questa telecamera va collegata a un DVR e un collegamento ad internet, ovviamente, perché vedete ci sono dei jack, uno per il video, uno per l'alimentazione, che è questo rosso, e questo bianco dovrebbe, anzi, forse l'alimentazione è il bianco, no, l'alimentazione è il rosso e il bianco è l'audio. A noi l'audio ovviamente non serve, perché non serve sentire cosa si dicono i diamanti di gold, però vi farò vedere a fine video come abbiamo installato la telecamera e poi tra qualche giorno installeremo il nido a qualche coppietta a scelta, ragazzi. Può darsi pure dove installeremo la telecamera, la coppia decide di non andare in purezza. È il bello della diretta. Noi faremo questo esperimento, vedremo se la coppia andrà in purezza. Sarà una mia gioia, una vostra gioia, ma tenteremo. Tanto i diamanti di gold, tre cove l'anno, gliele facciamo fare, quindi magari alla seconda cova cambieremo coppia fin quando non troveremo la coppia che allevi in purezza. Ovviamente su 17 coppie io non credo che tutte andranno in purezza, però stiamo lavorando da anni per selezionare un ceppo che allevi in purezza. Ragazzi, io ora mi metto al lavoro con Trapano
sforo il nido, sistemo la telecamera, vi faccio vedere la sistemazione della telecamera e poi tra qualche giorno inizieremo la diretta per qualche coppietta di gusto. Per il momento ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui ragazzi, la telecamera è stata installata e ovviamente l'abbiamo posizionata al lato opposto del cassetto, in modo che quando mettiamo il cassetto la telecamera guarda proprio dentro al cassetto. Ora non ci resta che aspettare qualche giorno, quando metteremo il nido alla coppia e partiremo con la diretta. Partiremo come dicevamo prima, dalla costruzione del nido fino a quando deporranno e poi lo svezzamento dei puli. Ciao, adio!